Allora, continuiamo un po', diciamo, quell'excursus che abbiamo iniziato sulle trasformazioni, per favore, le trasformazioni legate ai gas, e dopo aver visto quindi la legge di Boyle, che abbiamo riassunto pure qualche minuto fa, iniziamo a vedere le due leggi di Kelly-Ussack. Come notate, questa, diciamo, io nel libro le ho intitolate prima legge di Kelly-Ussack, ma ho voluto mettere anche legge di Charles perché è su tanti volumi di fisica imputata anche a Charles, quindi per non confonderci, oppure se vi trovaste a leggere da qualche parte, sappiate che è la stessa identica legge. Questo tipo di legge E intanto iniziamo a dire che tipo di trasformazione c'è. Sì, forse se funzionasse la penna. Vediamo se riusciamo a riprenderlo. Sì. Dicevo, che tipo di legge è? È una isobara. Vi ricordate che significava isobara? Beh, quel bar richiama una delle unità di misure della pressione. Iso, in credo latino, significa stesso, no? Le isometrie, stesse lunghezze in matematica. Quindi la pressione è costante. Cioè ciò che rimane costante in questo tipo di trasformazione è la pressione. Ricordate, nella legge di Boyle abbiamo detto che ciò che rimaneva costante era la temperatura, e quindi abbiamo chiamato isoterma, quindi stessa pressione. Beh, in questo caso, quindi ciò che possono variare sono temperatura, vabbè, T piccolo, T grande, e volume, quindi variano. Un po' come detto a suo tempo per la legge di Boyle, dove abbiamo più volte puntualizzato che avevamo la situazione di stessa temperatura perché non c'era una fonte di calore, che può essere un fornelletto, una cosa analoga. Invece, in questo caso, variando la temperatura, qual è il modo con cui andremo a variare la temperatura? Beh, entrate. Come facciamo a variare la temperatura? Chiaramente, mettendo, quindi, avendo il gas sempre in un contenitore chiuso, perché sennò cercherebbe di espandersi in tutto l'ambiente, andremo a mettere qui invece una fonte di calore. Quindi la situazione che avremo è esattamente questa. Qua dentro abbiamo il nostro gas. Esternamente immaginiamo che ci sia un pesetto, ma non voglio dire di che un chilogrammo, ma non è quello che ci interessa. E sotto invece immaginate, ad esempio, il nostro fornelletto ad alcol. Va bene? Allora, perché mettiamo un pesetto? Perché con il pesetto abbiamo la sicurezza che la pressione esterna è costante. Immaginate che invece noi in qualche maniera qui mettevamo il dito di una mano. Beh, nell'andare poi ad espandersi il gas, è evidente che avremmo cercato di contrastare quella cosa, quindi semmai aumentato la pressione, va bene? Quindi non avremmo mai avuto la certezza di avere una pressione costante. Invece quando tu metti un pesetto, siccome quel pesetto ha una sua forza peso, appunto, e quindi si traduce in una pressione, vi ricordate, la pressione è forza fratto superficie, quindi se la forza è costante, automaticamente anche la pressione esterna è costante. Che cosa accadrà? Iniziamo già a dirlo proprio nella pratica. Beh, mo senza che rifaccio il disegno, nell'andare a fornire calore, il gas che sta quindi in questo contenitore chiuso inizia ad agitarsi termicamente, cioè le molecole di gas iniziano a muoversi sempre più velocemente. Questo movimento si traduce in una
in un fatto, diciamo, tutto sommato semplice, cioè quello che la pressione interna inizia ad aumentare. Va bene? Quindi, ragazzi, nel dire P uguale costante, che ho scritto prima, intendiamo la pressione esterna, la pressione esercitata sul gas. Ok? Invece le molecole di gas che stanno qua dentro, questi puntini rossi che ho disegnato, al momento in cui iniziano ad essere sollecitati, quindi da questo aumento di temperatura, quindi iniziano a riscaldarsi, quindi ad assorbire calore, iniziano a muoversi velocemente e questo fa sì che il gas si espanda, cioè inizia, come dire, ad occupare più volume, perché quella è un'espansione. Ok? La legge, e quindi nella pratica sapete che vedremo questo pistone sollevarsi, ok? Quindi malgrado la pressione esterna sia costante, il pistone comunque inizierà a sollevarsi, perché come accennavo un attimo fa, è la pressione interna che sta aumentando, o meglio, sta aumentando il volume del gas, ok? Come viene tradotto questa legge? Stanno due formulazioni, ma le vediamo entrambe, una dove è indicata la temperatura in gradi Celsius e un'altra in gradi Kelvin. Vi ricordate, la T piccolo è sempre gradi Celsius, la T maiuscolo invece gradi Kelvin. Io ho sempre sottolineato questa differenza perché infatti lo vedrete tra un attimo, anche quando andiamo ad enunciare le formule, no? Le leggi, sì, assomigliano ma non sono la stessa legge. Quindi quando vado a scrivere T piccolo, T grande, in questo contesto assume importanza se appunto è l'uno o l'altro. Vediamo la prima. Quindi il volume quindi del gas espresso in gradi Celsius è dato da V0, il volume quindi a 0 gradi in questo caso diceva 1 più alfa T, dove alfa è una costante. Allora, T, ragazzi, è la temperatura sempre in gradi Celsius, alfa è una costante che vale 1 fratto 273,15 fratto grado, quindi sarebbe gradi alla meno 1. Va bene? Quindi vedete questa legge che cosa esprime? Che il volume, quindi V0, vabbè, il volume a 0 gradi, ma potremmo anche volendo considerarlo, come dire, il volume iniziale all'inizio del nostro esperimento, immaginate che stiamo a 0 gradi, ok? Anche se non è poi di fatto così, perché solitamente si parte dalla temperatura ambiente, però quel V0 è il volume a 0 gradi. Dicevo, questo è il volume quindi iniziale, volendo. Notate che man mano che aumenta la T, che cosa succede al volume? Anche lui aumenta. Qua, ragazzi, non è una legge di proporzionalità diretta. Perché la proporzionalità diretta vorrebbe che se raddoppia la temperatura dovrebbe raddoppiare il volume, invece non è un raddoppio, ok? È una legge invece di linearità. Quindi V e T sono diciamo non direttamente proporzionali, ma sono in proporzione lineare. Ok? Che nella pratica poi si traduce nel fatto che nell'andarli a rappresentare sul piano di Clapeyron o vabbè anche altre diciamo rappresentazioni, quello che andiamo a rappresentare è una retta, va bene? Invece la retta di diretta proporzionalità, vedremo, è quella in cui diciamo una retta che passa per l'origine. Invece questa non è una retta che passa per l'origine. Prima però di vedere appunto anche la rappresentazione grafica, voglio darvi l'altra formulazione, cioè quella dove è espressa in gradi Kelvin e sarà V di T grande uguale V0
per alfa t grande. Notate, alfa è sempre quello di prima, 1 fratto 273,15 gradi alla meno 1. Prima l'ho messo sotto gradi, è la stessa cosa. Va bene? Beh, questa formulazione, adesso potremmo dire, siccome V0 e il volume dicevo a 0 gradi, diciamo che è costante, alfa è costante, beh, tra la V e la T espressa in gradi Kelvin c'è effettivamente una legge di proporzionalità diretta adesso, ok? Notate, quello che rende quest'altra formulazione non in proporzionalità diretta è proprio questo 1, 1 più, va bene? Invece nel momento in cui la V e la T sono, vedete, legati, ma dove nel secondo membro stanno solo dei prodotti, ma non c'è un più uno, più qualcosa, allora questa sì che diventa una legge di proporzionalità diretta. Rappresentiamo la prima situazione. Mettiamo, questo non è il piano di Clapeyron ovviamente, perché il piano di Clapeyron, se vi ricordate, era il piano PV, pressione e volume. Invece qui rappresentiamo il volume in funzione della temperatura. Dicevo, che tipo di curva sarà? È una retta, però nelle rette dove c'è una rappresentazione appunto di proporzionalità diretta, quelle rette passano per l'origine. Invece questa retta non parte, vedete, dall'origine, perché a 0 gradi il volume non è 0, va bene? Ma è quel V0 che abbiamo indicato e poi diventa una retta. Quindi questa era la formula, la riscrivo qui, V0 per 1 più alfa t, vabbè, V di t, insomma, la stessa cosa, ok? Beh, in molte situazioni, giusto per dirvi il motivo per cui vengono usate tutte e due le formule, in molte situazioni si preferisce utilizzare questa seconda formulazione, questa con i gradi Kelvin, perché notate il fatto che non ci sia la presenza di uno più rende anche le formule inverse da calcolare più semplici, cioè se devo, faccio per dire, calcolare da qui la temperatura, insomma in un attimo lo faccio, V fratto V0 per alfa. Invece nell'altra non posso direttamente, vedete, se volessi calcolare questa T, devo prima svolgere i prodotti, insomma anche matematicamente parlando nell'equazione che viene fuori è un attimino più complicato. Quindi nell'andarle a utilizzare è ovvio che uno potrebbe avere anche che ne so, le letture delle varie condizioni iniziali in gradi Celsius, se vuole usare questa seconda formula non deve far altro che riportare la temperatura in gradi Kelvin o viceversa, se ce l'ha in gradi Kelvin e vuole usare quella prima formula deve riportare quindi da Kelvin a Celsius. Il passaggio dall'uno all'altro, vi ricordate, è molto semplice. Per portare la temperatura in gradi Kelvin basta fare quella in Celsius più 273,15. Vi ricordate le formule che mettemmo in quella tabella di passaggi da un qualche temperatura Celsius, Kelvin o Fahrenheit in una delle, sempre delle tre? E una delle più semplici formule era proprio questa, cioè per passare da Celsius a Kelvin, qui voglio dire potremmo fare esempi banalissimi, immaginate se abbiamo la temperatura di 20 gradi centigradi, in gradi Kelvin diventano 293,15 gradi Kelvin, va bene? Quindi dicevo, i passaggi tra l'uno e l'altro sono tutto sommato molto semplici pure da fare. Va bene, quindi questa, ritorniamo un po' al disegno iniziale, è la prima legge di Kelly-Ussack, quindi è una isobara, la pressione rimane costante, la pressione esterna. Quando viene fornito calore a questo gas, quello inizia ad agitarsi
e ad espandersi. Nell'espandersi, quindi con questa espansione, che cos'è che aumenta? Il volume. La legge, perché la legge, vi ricordate, è sempre una formula, come viene espressa, cioè come aumenta quel volume? Beh, è linearmente dipendente dalla temperatura, se espressa in gradi Celsius, ok? Quindi la formula VdT, cioè sarebbe V uguale V0, il volume a 0 gradi, e non prendetelo come quello iniziale, per 1 più alfa t, dove alfa è una costante, 1 fratto, proprio vedete quel numerino che abbiamo riscritto prima, 273,15, questo è fratto gradi, o meglio, gradi alla meno 1, è la stessa cosa. Quindi V e T sono linearmente dipendenti, quindi una proporzione lineare. Invece la stessa formula, cioè la stessa legge, non è che è un'altra legge, sempre la prima legge di Kelly-Ussack, però è espressa in gradi Kelvin, assume una formula leggermente diversa, quindi V di T grande, ed è importante, vedete, cioè non posso dire, ah vabbè, per me T è la temperatura, ma una volta lo scrivo piccolo, grande, è la stessa cosa. Le formule possono cambiare, come e qua già ne vediamo un esempio. Quindi il volume in funzione della temperatura in gradi Kelvin, quindi questa T grande, è data sempre dal volume a 0 gradi per quella costante, quindi che è sempre 1 su 273,5, per la temperatura in gradi Kelvin. Questa formula adesso è una formula invece, diciamo, di effettivamente proporzionalità diretta, ok? Perché proprio il fatto che non ci sia... Quell'uno fa sì che, matematicamente parlando, sia una proporzionalità diretta. Va bene, questa è la...